Ciao a tutti, sono Martina e in questo breve video mi piacerebbe riassumervi sinteticamente ciò di cui abbiamo parlato nel primo incontro del corso a base di astronomia Universo in Fiore assieme ad Ilaria Rosio. Siamo partiti citando i principali enti e istituzioni che si occupano di divulgazione e ricerca in campo scientifico-astronomico, per poi passare a parlare di ciò che sta alla base del lavoro dell'astronomo, che è l'osservazione del cielo, in particolare attraverso il telescopio. Di questo strumento abbiamo analizzato il funzionamento, osservando dai più semplici ai più complessi, a quelli addirittura in via di studio di progettazione, soffermandoci sull'evoluzione che è stata necessaria, inevitabile, a causa di una società in continua evoluzione, in particolare a causa di inquinamento luminoso e urbanizzazione. Siamo poi passati a parlare della luce come radiazione. E soffermandoci brevemente sulle varie lunghezze d'onda che questa può assumere e sulle conseguenze che ne derivino sulla radiazione che si crea, appunto. Successivamente abbiamo introdotto l'unità di misura dell'anno luce, a cosa si riferisca, quando si utilizza e all'incirca quanto vale. Abbiamo parlato brevemente delle principali costellazioni, di come queste in realtà siano un'invenzione dell'uomo e non esistano, in natura possiamo dire. E successivamente, attraverso l'osservazione di alcuni spettri, siamo arrivati a concludere che le stelle, abbiano colori differenti a seconda della loro temperatura, della loro composizione chimica. Successivamente, sempre parlando della luce come onda, ci siamo soffermati sull'effetto Doppler, caratteristico di qualsiasi tipo di onda, e su blue shift e red shift, per poi concludere l'incontro, con la visione di un breve video che riassumeva le distanze di alcuni corpi celesti, dalla Terra in anni luce. A mio parere è stato un incontro molto ben fatto, la relatrice è stata molto brava a coinvolgere tutti e a spiegare cose che possono sembrare difficili, possono essere difficili per chi non le conosce. Io, per esempio, molte cose non le sapevo, ma non ho avuto particolari difficoltà nel capirle, appunto per la bravura di Ilaria Rosio. Punti a sfavore non ne ho trovati, devo dire, forse la lunghezza dell'incontro, che però comunque non rappresenta un problema, in quanto c'è la possibilità di rivederlo anche in altri momenti. Ciao a tutti!